i saldi sul sito Lush. Vabbè, io parlo del sito perché qui da me non c'è il negozio, quindi per me è normale parlare del sito perché compro solo lì. E c'è lo sconto del 50% su tantissime cose. E quindi io non potevo non approfittare, anche se devo dire che di tutte le cose utili che si possono comprare sul sito Lush, io ho comprato solo cavolate. Però le cose utili ce l'ho tante e mi mancavano proprio le cavolate perché alla fine le ho finite tutte e quindi faccio vedere tutte le cavolate che ho comprato, ma che però utilizzerò tanto tanto tanto, soprattutto appunto in questo inverno, in quanto si tratta soprattutto di balistiche e un bagno a settimana è d'obbligo. Per cui vi faccio vedere tutto quello che ho messo in una busta. Tirando su a random, devo dire che questa volta sono stati molto molto avari sugli omaggi. Me ne hanno dati solamente tre piccolini, probabilmente perché anche se sì, ho comprato tante cose, ma alla fine ho speso solo 60 euro in tutto, quindi magari non ho fatto un ordine grandissimo e quindi non mi hanno dato tantissimi omaggi. Vabbè, peccato. Comunque non fa niente, sono comunque contenta. Inizio anche perché ho preso una balistica che è disponibile solo online. Allora, innanzitutto ho preso ThinkPink. Questa balistica l'avevo già utilizzata e dice che aspetta, perché poi ho rovinato naturalmente tutta la confezione. Ah, esatto. E questo riempie la vasca da bagno con tanti coriandoli. Ora qui non si legge bene. A forma di... Ah! Questa è la famosa balistica che mi era piaciuta tantissimo. È quella che ha. Naturalmente si sono staccati i fiorellini. Qui ce n'è solo uno rosa, ma qui dentro ce ne sono sfracellati altri due, così, sono vabbè, i fiorellini di zucchero. Dentro questa, quando si apre, contiene tutti i coriandoli a forma di cuoricino che una volta che va via l'acqua rimangono sul fondo della vasca. E mi ricordo che io ce l'ho lasciati per tutta la settimana, fino a che appunto non ho pulito il bagno a fine settimana. Perché mi piaceva troppo vederli. E quindi sì, penso proprio che questa sarà la prossima balistica che utilizzerò. Poi ho preso Elfi e Fate. Ah, non ve l'ho detto, quella profuma tantissimo. Allora, Elfi e Fate. Questa non l'ho mai utilizzata. Questo è vaniglia. E questa è quella che era dell'edizione natalizia, quella fatta così. Carina. Ha un profumo non tanto di vaniglia quanto mi ricorda qualcosa che ha a che vedere con quelle erbe che crescono nel sottobosco. Ha un profumo un po' così di bosco, magico. E quindi carina anche questa. Poi ho preso La magia delle spezie. Questo dice che ha cristalli scoppiettanti con lo zucchero. Ah, questa si chiama La magia delle spezie. Questa ha un odore molto forte di cannella, per cui se non amate questa spezia, questa non è la balistica che fa per voi. Ed è fatta infatti con questi cosini rossi, che sono appunto dei granelli di zucchero. A me piace tanto perché questo profumo mi fa impazzire di cannella, però ecco, deve piacere. Poi ho Uforobo. Questa vabbè, è pensata per i bambini, però non fa niente, io l'ho presa anche per me e c'è scritto che contiene oli rilassanti. Quindi anche per gli adulti sicuramente non fa male.
ed è quella fatta così. Non ha un grande profumo, quindi speriamo che almeno l'effetto sia migliore del profumo. Poi ho preso, questa è spaventosa perché perde glitter ovunque, ed è questa Trilli, ecco com'è. La rimetto nella sua confezione, che poi ho distrutto, quindi la proprio lasciamo perdere. Questa qui è solamente, diciamo, scenica. Ha un profumo di limone. Più che altro penso che questa sia pensata più che altro, ecco, appunto, per l'effetto scenico di tutti questi glitter nella vasca. Comunque, cioè, rilascia glitter ovunque, fate attenzione. Ah, questa è una delle mie preferite che già l'ho provata, e è Thank God It's Friday. Questa è fatta con gli agrumi e riempie l'acqua, colora l'acqua di verde, e riempie l'acqua di tanti, tanti, tanti micro glitter, per cui se non vi sciacquate bene prima di uscire, ce li avete tutti addosso. Questa però penso che la utilizzerò in 2 volte, perché comunque è molto molto grande, e quindi è così, molto semplice, scritto solamente Lash davanti. Però questa, insieme a Pink Pink, è una delle mie preferite. Poi ho preso, non potevo non prenderla, Bagnacadabra, che è uno spumante. E questo è fatto appunto a bacchetta magica e mi sta tanto tanto carina, perché a parte, vabbè, che è un pochino rotta qui, infatti questo penso che, vabbè, è fatta così con il campanellino, questo fiocchettino rosa fluo, che naturalmente verrà riutilizzato una volta finita lo spumante. Ha un profumo proprio di caramella alla fragola. Cioè, è una bacchetta magica. Che dire, è una bacchetta magica. Questa sicuramente prima che la utilizzerò, la terrò nel bagno. Dentro forse al portapennelli, comunque così. Prima che la dissolvo completamente. Purtroppo queste cose nella spedizione un po' si rompono. Comunque, anche questa è troppo carina. Poi ho preso, non si sa, certo che non si sa. Allora, ho preso, non potevo non prendere, Labbra da cinema, che è un'edizione limitata. Ne ho sentito tanto parlare. Più che altro, non tanto per il fatto comunque che è questo scrub per le labbra, che io già ho Labbra Cadabra, ma più che altro perché mi ha incuriosito sentire tutti quelli che ne parlavano, dicendo che aveva questo gran profumo di popcorn, di ambiente quindi di cinema. Però io sinceramente questo odore non l'ho sentito. Né, sinceramente, mi sa anche abbastanza nauseante. Ma comunque, sinceramente non mi ha fatto tutta questa cosa. Comunque lo userò lo stesso, eh. È fatto con lo zucchero, con l'olio di jojoba, il sale marino, farina di mais, aroma, per cui appunto comunque è sempre molto naturale. E poi ho voluto provare, più che altro magari quando sono al lavoro, che non ho tempo di lavare i denti, o quando sono anche in giro. Il lavadenti, dentifricio solido in pasticche. Questo è con il lime, il gelsomino, alghe e Earl Grey. Non so cosa sia. Earl Grey. Questo è il tridente, che è quello appunto un po' più, diciamo, delicato. E non lo... vediamo un po' come è fatto. Vabbè, no, non lo apro perché è confezionato e comunque ecco, non lo userò subito. Comunque sono delle pastiglie che si devono masticare
con gli incisivi. E veramente qui c'è scritto anche che bisognerebbe fare con lo spazzolino bagnato e si dovrebbe formare appunto la schiuma e quindi poi si usa come un normale dentifricio. Io però sapevo anche che si poteva comunque utilizzare proprio come pastiglia da sbriciolare in bocca e poi appunto sciacquare. Proveremo, mi incuriosiva. Continuiamo con le balistiche. Palla di neve. Questa pure è molto molto grande, va quindi utilizzata in due volte sicuramente. Ah, dunque qui non c'è scritto un granché. Allora, questa è enorme, enorme. Guardate. Dentro c'è qualcosa. Ora, non ho letto sul sito né sull'hashtag. Ma dentro ci deve essere qualche altra balistica. Sono curiosa. Sbircio un attimo. Niente. Sbircio un attimo qui sull'hashtag, così vi so dire. Ecco, mi sono informata. Dentro, praticamente, dentro c'è un'altra mini balistica con rose e mela. Carina. Poi continuiamo con le sciocchezze. Allora, questa è felice e contenta. Allora, questo, anche questo è fatta con oro, vabbè, e spezie. Ah, sì. Questa è fatta così. In effetti ha un odore proprio, sì, di spezie. Presumo che anche questa abbia comunque dei glitter. Mi auguro che abbia dei glitter, perché a me queste balistiche che riempiono la pasta di glitter, cioè, fanno morire. Poi, questo è amare, ha staccato mare. Questa anche va divisa in due. Così. Vedo che ha forse rosmarino, credo che sia, boh. Comunque, vediamo se c'è scritto qualcosa. C'è scritto un assaggio per chi ha nostalgia del vero grande blu. Non ha un odore forte. No. Sì, sa qualcosa tipo di sale. Non lo so. Quando la proverò poi mi farò il mio solito giudizio a fine mese quando faccio i prodotti finiti. Ah, questa è la balistica Facciamo Festa, sempre dell'edizione natalizia. Questa. E questa pure è fatta con dei coriandoli, per cui alla fine nell'acqua ci sarà la sorpresa. Non ha un grande profumo. Sa qualche detersivo, no, il profumo non mi fa impazzire. La balistica, sempre quest'altra, natalizia, a faccia da babbo. Anche questa è piena di tanti 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 glitter, però anche questa verrà divisa in due. E questa sì, questa profuma. Però non ve lo so dire che profumo ha. È un profumo molto molto delicato di frutta. Però veramente delicato. Sembra frutta mischiata a panna. Un po' così. E poi ho preso questa balistica scarpette rosse perché era un'edizione esclusiva per chi acquista online. Ed è carina. Anche questa è piena 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 di glitter rossi. Non so se si vedono. Allora, questo ha un profumo strano. Che non ve lo so dire. No, non lo so, è tanto strano. Vediamo che cosa dice. Allora, spumante da bagno, focoso e sensuale, profumo fiorito di magia. E con tanti brillantini. Sì, in effetti ha un profumo misterioso, strano. È intrigante questa balistica.
Ecco, questi sono tutti i miei acquisti. E mi hanno regalato lo shampoo Musa Paradisiaca, che non so neanche che profumo abbia, non l'ho nemmeno aperto. Ma, boh, non lo so, è strano. Guarderò poi su Lush Times. Poi i soliti saponi che ne ho tanti di questi campioncini, perché mi mandano sempre gli stessi campioncini. Mi hanno mandato Adamo ed Eva, che è con i fichi, neanche profuma, è più burro, è burroso. E poi mi hanno mandato i glue, che ho anche nella confezione, cioè nel pezzo insomma grande, che è il sapone, quello che era uscito di cucina appunto più natalizio mi sembra, quello è il sapone acqua, che è fatto con gli agrumi. Basta, questi sono i miei acquisti con i saldi Lush. Non vedo l'ora di provare tutte queste balistiche. Per cui appunto probabilmente ne userò più di una al mese e poi vi farò la solita recensione a fine mese quando faccio il video sui prodotti finiti. Quindi ciao ciao a tutti, buoni saldi Lush a tutti, mi raccomando approfittate anche voi di questa occasione perché comprare le balistiche Lush a poco più di 2 euro, cioè è un'occasione imperdibile.